Qui nel giugno del 55 a Messina è rinata l'Europa, dice la targa che lo commemora. È rinata l'Europa dopo il disastro della Comunità Europea di Difesa, che aveva impegnato un grande lavoro negoziale dell'Italia, doveva dare luogo anche alla Comunità Politica Europea ed era naufragata nel 54 per il voto negativo del Parlamento francese alla ratifica, anche per l'opposizione fortissima dei partiti comunisti. Partigiani della pace si chiamavano, proviamo qualcosa di oggi, che inneggiavano a Stalin da un lato ed erano ovviamente contro. Invece gli americani spingevano molto perché l'Europa costruisse una comunità europea di difesa. Quando naufragò, il ministro degli esteri ebbe l'intuizione di far ripartire un lavoro dell'Europa su due temi, uno quello economico e l'altro quello dell'energia nucleare, dell'energia atomica a scopi pacifici. Un tema che è molto caro ad Azione. E dopo un lavoro faticoso e con il protagonismo di un grande italiano, un grande liberale, Gaetano Martino, qui a Messina e poi a Taormina si riunirono i ministri dei sei paesi che all'epoca lavoravano sulla costruzione europea per costruire un memorandum che poi sarà alla base del trattato firmato nel 57 a Roma, che ha dato vita alla Comunità Economica Europea e alla Comunità Europea per l'Energia Atomica. Noi non sappiamo, non sentiamo spesso quanto l'Italia è stata protagonista. De Gasperi, Sforza, Martino, grandi italiani, liberali, popolari, repubblicani, che hanno dato vita all'Europa, che hanno contribuito a dar vita alle istituzioni europee. Da un'Italia sconfitta, da un'Italia a pezzi, pur tuttavia un'Italia che era stata capace di risollevarsi e diventare promotrice di un grande progetto europeo di cui era fondatore, e siamo fondatori. E allora vedete oggi, quando si preparano le elezioni europee, noi dobbiamo pensare a questo, all'autorevolezza del nostro retaggio. E possiamo esserne all'altezza solo componendo la migliore lista che l'Italia abbia mai visto, perché grandi italiani hanno fatto l'Europa in Italia e noi non lo dobbiamo scordare.